Immaginavo che il finale di tuo se ci tieni sempre sulle spine, il crampetto allo stomaco non lo puoi passare mai, va benissimo così. No, perché sarebbe stato veramente un peccato. Non era il 90esimo, mi sa, no? Eravamo nel recupero, dunque stavamo pareggiando. Calcio, appunto, adesso vedi, io immagino, come vi dico sempre, il vostro racconto della partita. Fosse finito 1-1 e quella che invece è finita 2-1, per me invece la partita è uguale, 1-0 per loro, 1-1, 2-1 non cambia il mio giudizio, nel senso che il gol, credo che per farne due abbiamo avuto 7-8 occasioni da gol. Una quantità Industriale, il calcio purtroppo non è questa scienza esatta, e delle volte fai tanto e raccogli niente, delle volte fai poco e raccogli tanto, questo è il calcio, però onestamente sarebbe stato un peccato per come è andata la partita, perché poi dopo un primo tempo equilibrato probabilmente abbiamo un po' fatto meglio noi, ma non siamo stati concreti su quasi niente, e invece la Virtus in due, tre occasioni è stata molto più pericolosa di noi, facendo meno la partita, ma facendo bene le fasi che contano, che sono negli ultimi 20 o 30 metri. Senta, secondo me lei ha avuto oggi un grandissimo merito, quello di aver rilanciato un campione come Di Massimo. Complimenti, grazie. Grazie, no. Lei ha parlato del primo tempo, invece del Fa rispondere. No, beh, io l'ho detto, per me, io nella squadra non ho campioni, non ho giocatori deboli. Anche adesso Rapisarda mi deve una cena, perché l'altra settimana l'ho pagata io, perché diciamo che avevo detto, se crossava il quinto e fa il gol il quinto, con la Feralpi pagavo la cena a tutta la squadra, l'avevo fatto. Stavolta tocca a lui, perché continuo a dirgli su certe situazioni di stringere, non stringe mai, ha stretto, ha fatto gol. Cioè, nel calcio si inventa poco, bisogna fare le cose bene. Ho detto sotto la doccia anche a Cecchini e altri giocatori, che secondo me sono ragazzi che potrebbero fare molto di più e finora hanno fatto meno delle loro qualità. Io sono qui per farli rendere di più. Su Di Massimo, ripeto, adesso tu credo che No, ci abbia non mi fa, io. qualche cosa di No, parentela. No, scherzo. la parentela sono un altro parentela, No, molto fino al naso. è una battuta, però per quello che penso Chi io. ha colpito le micose di fare? È stato tu che non mi Sì, funziona. No, ma il calcio, ripeto, per me il ha campo. tirato la punizione. È Ha bravissimo. tirato pure il rigore che ha È sbagliato. bravissimo. No, no, ma sembra che i calciatori, per me, se rendono, io sono bravo, se non Il merito è rendono. sempre suo, certo. No, i demeriti sono i miei e i meriti mai. No, Ma a me no, non è questo il problema. Di no. Massimo è un Io. giocatore che lui stesso ieri in Pullman, sentendo la trasmissione dove c'erano Sacchi, Guardiola e Ancelotti nella festa in Trentino dello sport, dove hanno premiato tutti, no? Dicevano tutte e tre questi grandi coach che quello che conta non sono la tecnica, la corsa, il fisico, ma è la testa. Dunque, perfetto. Io Di Massimo voglio che giochi con la testa, migliori, e allora lui sarà un titolare come sono gli altri. Al momento sta meglio. Lui stesso, quando sono andato a dirgli, lui ha detto: ho sentito mister, io allora che devo fare? Devi soltanto mettere la testa nel fare le cose. Io sono qui perché i Ce lo giocatori che potevamo adesso giocano perdere. meno, come Di Massimo, Di Micheli, eccetera, io a loro, non è che per me loro, se e sicuramente lo faranno, saranno titolari come gli altri. Per me non c'è un nome, ma c'è i giocatori che servono alla Sammanettese e Bravo, sono tutti bravo. utili. No, nella ripresa invece è stato determinante quell'espulsione lì che ci ha dato ancora più coraggio per poter No, beh, ci ha provare permesso di non a giocare liberare più lo spazio. con il metodista sulla mezza punta loro, ci ha permesso di liberare un giocatore tra le linee con due punte. Veloci, è normale che l'abbiamo messo in difficoltà con i quinti che attaccavano sempre, dunque è normale che lì poi la partita sia incanalata, perché si sa, le squadre in questo momento sono simili, come classifiche, come tutto, e 11 contro 11 c'è il colpo che può risolvere la partita, così invece siamo stati agevolati dagli spazi, però quello che mi interessa a me di solito non è che con un in più è facile. Però abbiamo veramente fatto con velocità tante cose giuste, ripeto, 11 contro 10 è difficile fare 4, 5, 6 occasioni da gol, invece noi le abbiamo fatte, dunque questo è sicuramente merito dei miei giocatori. È cresciuto anche Calvini, che spostato come punto esterno ha fatto vedere le sue qualità, mentre magari
come unica punta è rimasto un pochino ingabbiato, anche se poco servito. Noi avevamo preparato un po', avendo sinceramente adesso abbiamo perso due giocatori oggi, Calderini sarà squalificato e Di Pasquale si è fatto male. Ne abbiamo già fuori 4, dunque si aggiunge a 6, Rosa Corsa, immaginate come sono. Ma non tutti i mali vengono per noi. No, io vorrei più giocatori, cioè non esiste quello. Capita, la situazione è questa, ci abbiamo 7 partite in 20 giorni. Dunque è abbastanza drammatica per me. Io non sto pensando alla vittoria, che mi interessa poco a me della vittoria, mi interessa come affrontare la prossima. Per me già sono partito per la prossima partita, quella di oggi la commento giustamente perché la devo commentare, ma per me le cose sono altre adesso, contro un Alto Adige che è di altissima qualità e noi l'affronteremo con tanti giocatori fuori. Dunque ripeto, tutti i calciatori che sono dentro questa rosa, che sapete non essere foltissima, servono e sono utili alla causa. Ci ha permesso di liberare Ilari sulla tre quarti, è normale che abbiamo avuto, ripeto, un bel vantaggio, però sono sincero, questa squadra mi continua a stupire, tutte le volte migliora qualcosa, tutti i ragazzi vogliono migliorare, tutti i ragazzi sono un gruppo straordinario e sappiamo noi cosa. Loro più di me, che io sono arrivato dopo, cosa hanno passato questi ragazzi. Dunque, quindi nel complesso lei vede la squadra migliorata e maturata, assenze oggi a parte, perché anche le assenze si sono sentite almeno a quando abbiamo visto dagli spalti, non so lei se hanno. Vabbè, i gol li fanno gli attaccanti, non ce l'abbiamo nessuno, dunque noi facciamo un po' fatica. In questo momento l'attaccante. Ah, lei c'è un grande attaccante. Vero. No, ma il massimo giocatore che però in area non ci sta mai, dunque il problema è che per me io parlo tutte le palle che sono passate in area, che sono rimaste lì. No, ma non è un problema, cioè le squadre non è che vincono facendo un gol, le squadre vincono facendo quello che stanno facendo questi ragazzi, dando il 300%, non funziona così. Senta, mister, quanto è importante questa vittoria, considerata che è la prima in trasferta ed è un segno tangibile di questo processo di crescita che è stato attuato? Per me solo per i punti, perché vedere questi ragazzi che ora giocano alla pari con tutte le squadre, avendoli presi e anche con le prime mie partite dove era interna all'otto quello che poteva succedere, sono troppo contento. Difficilmente, io ho qualche anno che alleno, mi è capitato di vedere una crescita così esponenziale sotto la voglia di apprendere di ragazzi come questi. Senta, se riuscirà a fare le scelte giuste, e qui purtroppo sono obbligate, perché non è difficile che possa fare le scelte giuste. Smettiamo pure il detto. Vittoria in trasferta, sconfitta in gara. Mi posso toccare? No, lo so che tu. Fare scelte giuste, però. No, non è scelte giuste, per esempio. No. Facci giocare in 11 sempre, perché fino adesso poche volte ha giocato. No, noi abbiamo giocato sempre in 12. No, forse qui continuo. Sì, io sono bravo, ma non. A me le cose sbagliate, l'ho detto, le verità. Contro la verità non si può andare. Allora, ascolta, per esempio, oggi la scelta, cioè qualunque. Non c'era bisogno di un allenatore per fare. C'avevamo una scelta, no? Quella di giocare con Ilari, Mezzala o Rocchi e Di Massimo seconda punta, giusto? Perfetto, nel calcio, lascia stare. Nel calcio almeno un giocatore offensivo in panchina bisogna pure averlo, se no non si può giocare, ragazzi, no? Dunque la scelta era obbligata. Io il problema mio è quando sono obbligato, e quando c'ho da scegliere sbaglio meno. Lei ha detto alla pari con tutti, oggi la Sandra ha imposto quel gioco, ha preso. Io dico alla pari con tutti, perché oggi se non la rimediamo, se non c'è l'espulsione, se non so che cosa succede, è difficile anche recuperarla. Invece abbiamo giocato alla pari con le migliori, no? Perché è un tipo di gioco che in questo momento noi facciamo meglio, invece facciamo meno bene con squadre come la Virtus. Questo è quello che è successo. Io parlo sempre, diciamo, quello che vedo, noi rivediamo sempre. No, ripeto, io a loro ho detto, oggi ero curioso di vedere una partita dopo la crescita dell'ultimo mese, che è stata veramente esponenziale, come sapete, giocando con le 4 squadre veramente più forti, ce la siamo giocata alla pari con tutte, anche vincendone una, e contro una squadra che invece ha un altro sistema, un sistema che ti punge e si rimette a posto, quello che ha fatto, occasione di testa, gol. È altra occasione che abbiamo regalato a noi, però è un'altra occasione, questa è la verità. Qui le partite nel calcio, poi attacchi 90 minuti e non fai gol, è difficile. Posso? Una domanda,
il ruolo di Miceli in questa squadra, perché mi pare che nella scala dei difensori sia il quinto, nel senso che domenica scorsa lei gli ha preferito Celiak, pur non essendo appena arrivato, detto lei il giorno prima non è pronto per 90 minuti e ne ha fatti 88. 91. Oggi era obbligato praticamente, cioè giustamente ha confermato la formazione della settimana scorsa. Perché? No, no, qual è il motivo? Io ho, non è per me. No, il mio problema è Celiak, per esempio, avevo paura della, perché il problema di Celiak è fare 90 minuti la prima dopo 7 mesi che non gioca, non è un problema. Il problema è la seconda, la terza, la quarta. Dunque io volevo addirittura far giocare Miceli. No? Miceli che è un ottimo giocatore, noi facciamo delle cose, no? Se qualcuno perché lui è un ragazzo straordinario, ce la sta mettendo tutta, ma ha certe caratteristiche. Io voglio che i calciatori avversari siano marcati, ok? Non abbiamo un giocatore che fa libero, un giocatore. Lui sta migliorando tantissimo e difatti gioca, è tranquillo, giocano tutti. La cosa importante è che io devo portare tutti i giocatori a fare quello che chiede la squadra, non quello che chiedo io. Grazie.